Positivo il bilancio dell'incontro avvenuto online nei giorni scorsi della sesta commissione consiliare permanente, così come spiega la presidente Matilde Falcone, che rassicura inoltre i genitori dei bambini che frequentano gli asili nido comunali, ma anche degli alunni che usufruiscono della mensa scolastica. Durante la seduta della commissione che si occupa di sanità, lo scorso 21 gennaio, sono stati analizzati nel dettaglio tutti i protocolli di sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 attuati dai gestori dei servizi. Questi genitori si sono preoccupati naturalmente perché volevano comprendere quale fosse il grado di attenzione che queste cooperative che gestiscono questi servizi mettono nell'attuare i servizi stessi. Allora, alla luce di questo, come Presidente della Commissione, ho proposto alla Commissione stessa di audire non solo gli uffici e l'assessore, che Andaloro, che è stata disponibilissima insieme al dottor Entilla e alla dottoressa Costanza, che per gli uffici della solidarietà sociale, ma anche i responsabili e regionali e Nisseni delle due cooperative che gestiscono i servizi degli asili nido e quindi anche delle mense. Utilizzano tutti i protocolli, che sono protocolli ministeriali e anche del Ministero della Sanità, per erogare questi servizi. Gli operatori sono tutti vaccinati. E per quanto riguarda l'asilo nido, ma anche per quanto riguarda la mensa, utilizzano questi protocolli assolutamente per ciò che concerne l'ingresso, per quanto riguarda l'asilo nido dei bambini con la misurazione della febbre, con diciamo, la disinfezione, la sanificazione dei locali, ma anche di tutte le attrezzature che vengono utilizzate dai bambini e anche dai giocattoli. I bambini arrivano con dei borsoncini e questi vengono, dove ci sono gli effetti personali, che sono tutti imbustati dentro delle buste di cellophane, e questi vengono sanificati e restituiti ogni giorno. La maggior parte delle scuole hanno le cucine dentro, e quindi i pasti vengono cucinati dentro le cucine, che queste vengono tutte sanificate ogni giorno con dei prodotti speciali. E i bambini mangiano nei refettori a turno, laddove la cucina non c'è, i bambini mangiano nelle loro aule e il cibo arriva già porzionato e quindi viene sanificata sempre la classe secondo quelli che sono i protocolli. Per cui veramente ci sentiamo di tranquillizzare. Chiaramente noi continueremo ad essere molto vigili attraverso anche gli uffici, così come siamo sempre soliti fare come Commissione Sanità, perché a noi prima di tutto sta veramente a cuore la salute dei nostri bambini. Abbiamo convenuto insieme alla stessa Commissione Sanità che la buona prassi della cosiddetta bolla è da ritenersi un'esperienza positiva. Si tratta nello specifico nella realizzazione di attività, gioco, didattica e mensa all'interno di spazi circoscritti con piccoli gruppi di bambini. È stato possibile aprire i nostri asili nido grazie alla sicurezza dei protocolli e alle procedure attivate. La stessa sicurezza ci viene garantita anche per la mensa scolastica, grazie a procedure e metodiche specifiche, tipo mascherine, obbligo di mascherine, aereazione, sanificazione e presidi e bettovaglie monouso. Tutto in relazione all'età dei bambini che gravitano nella scuola dell'infanzia primaria e secondaria e inferiore.